Matteo Salvini ed Elisa Isoardi a Sanremo, lo vedremo in platea, come una coppia normale. Al loro arrivo a Sanremo, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, sono stati letteralmente assediati da fotografi e cameraman. Il leader della Lega Nord, però, ha subito messo a tacere i cronisti: "Sono qui per godermi lo spettacolo, non ho avuto modo di vederlo in queste sere ma so che è stato bello e stasera voglio godere la musica. Mi aspetto musica. A chi gli ha cercato di provocarlo, dicendogli che c'erano due cantanti di colore in gara, ha risposto: "Evviva, sono qui ad ascoltare". Sullo stato sociale, invece, poche parole: "Qualunque cosa io dica li danneggio. Non parlo di nulla". Lungo il percorso, in direzione del teatro Ariston, la coppia non si è sottratta alla richiesta di selfie e foto, e quando gli è stato chiesto qual era la canzone di Baglioni preferita, Salvini non ha esitato: "Avrai". Non ha voluto pronunciarsi sugli artisti in gara: "Non posso, rischio di compromettere uno o l'altro è. I posti per lui e la Isoardi sono in platea, fila 6 posti 20 e 21 per la precisione". Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, invece in prima fila, per salire agilmente sul palco e premiare il vincitore del festival nella categoria Nuove Proposte. Quest'ultimo ha ironizzato: "Quando fotografi e cameraman hanno cercato di immortalare il bacio a stampo di Salvini e la Isoardi, dicendo: "Se volete li sposo dal palco tanto non posso parlare di politica". Una canzone che Matteo Salvini canterebbe? Liberi liberi. E non vedo l'ora di cantarla e. Al Corsera, la bella conduttrice Rai, invece, ha spiegato che la presenza al Festival di Sanremo era quasi obbligata, essendo per lei come la Santa Messa, qualcosa alla quale non può mancare. Li ha seguiti tutti, sin da piccola, e adesso può farlo con il suo compagno, con il quale vive un evento del genere come se fossero una coppia normale, senza grossi clamori legati alla loro popolarità. Siamo stati invitati dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti. E poi Sanremo è come la Santa Messa, bisogna anche andare a seguirlo dal vivo. Il gossip fa parte del lavoro e della vita, se sei un personaggio famoso e sei fidanzata con un altro personaggio pubblico è naturale che sia così. Ma siamo una coppia normalissima.